Gaiola in Chianti e io sono Alessandro Campatelli, sono il direttore enologo di questa tenuta dal 2015. Siamo a 480 metri sul livello del mare, come potete vedere una splendida giornata di fine agosto e siamo prossimi alla vendemmia. Questa azienda ha recentemente compiuto 50 anni, siamo molto orgogliosi di questo traguardo e ovviamente in questi 50 anni sono venuti diversi episodi, tra cui il susseguirsi di tre proprietà, ma la prima proprietà a cui siamo molto affezionati e devoti, a cui dobbiamo poi gran parte della storia, perché loro hanno costruito, diciamo, tutta l'immagine di Riecine come azienda agricola, anche se poi la storia di Riecine va molto più indietro nel tempo, addirittura ci sono nei registri della Badia Coltibuona ci sono dei segnali di Riecine addirittura a partire dal 1112. I primi proprietari, appunto, come dicevo, una coppia italo-inglese, John Dunkley e Palmina Bagnano, che avevano iniziato la loro storia, ecco, di coppia a Londra, decisero di fare un investimento in Italia perché Palmina Bagnano, dopo molti anni vissuta in Inghilterra, aveva appunto il desiderio, lei era di origine salernitana, aveva questo desiderio di tornare in Italia e decisero appunto di acquistare una tenuta in Toscana insieme al fratello Carlo Bagnano. E si innamorarono di questo angolo di Gaiola in Chianti. Va precisato che appunto Riecine in realtà prende il nome da una villa che sovrasta poi questa collina, perché in realtà Riecine è il toponimo della zona, insieme alla collina Gittori e insieme alla collina Capannelle, e quindi la storia prende origine e il nome da questa villa, che però oggi non è più di nostra proprietà perché è rimasta poi nella famiglia Dunkley quando cedettero appunto la cantina e la produzione alle proprietà successive. Ecco, appunto da John Dunkley e Palmina Bagnano, dall'acquisto appunto e dall'amore per Gaiola in Chianti e questo angolo di Gaiola in Chianti Riecine, iniziarono la loro avventura nel mondo del Chianti classico. La prima vigna che loro acquistarono insieme alla tenuta, che all'epoca era praticamente diroccata, loro l'hanno completamente ristrutturata, ma la prima vigna che loro acquistarono, e che è addirittura degli anni 60, era questa qua, che noi oggi abbiamo dedicato alla scomparsa Palmina e appunto per rendergli onore, e le uve di questa vigna qua le utilizziamo per il nostro cru principale, il Riecine di Riecine, che ha questo stile molto borgognotto, insomma le caratteristiche vengono appunto dall'altezza elevata, appunto come dicevo siamo a 500 metri e c'ha le vecchie vigne, gli donano queste caratteristiche molto molto particolari. E loro iniziarono la loro avventura da qui, vinificavano tutto nel garage della villa, insomma nella cantina della villa, e facevano pochissime bottiglie. I primi due anni, addirittura il 71 e il 72, imbottigliarono solamente vino da tavola, non era Chianti classico perché arrivarono trafelati e non erano riusciti ad ottenere le autorizzazioni per imbottigliarlo come Chianti classico. Dal 73 invece iniziarono a imbottigliare il primo vero Chianti classico di Riecine, a cui poi nel 75 si affiancò la riserva, Chianti classico riserva, e negli anni 80, appunto nell'81 invece, nell'82 iniziarono a produrre la Gioia, che poi è il Super Tuscan di Riecine, che ha dato il là alla storia e alla tradizione dei Super Tuscan a livello mondiale.
Allora, dall'originale ettaro e mezzo acquistato da John Dunkle e Palmina Bagnano quando arrivarono a Gaiola in Chianti, con il passare del tempo, con i successi e con l'impratichirsi delle tecniche enologiche, si sono aggiunti negli anni altri ettari per arrivare agli attuali 15 ettari di riecine, che sono tutti raccolti a mano, iniziamo la vendemmia insomma intorno alla metà di settembre, e vengono vinificati tutti nella cantina che è stata recentemente ristrutturata nel 2014, che è quella che vediamo là sullo sfondo e di cui siamo molto orgogliosi. Ecco, e qua ci troviamo finalmente nel cuore produttivo di Riecine, nella cantina, e con la linea di selezione delle uve già pronta per accogliere questa vendemmia 2022. Questa è la diraspatrice, molto delicata, con cui possiamo selezionare gli acini anche più malandati, il tavolo elevatore e il tavolo di selezione vibrante, che ci permette di fare una selezione accuratissima oltre a quella che facciamo in vigna. Per finire poi con le 12 vasche di cemento che sono appunto alla base della fermentazione di tutti i nostri vini tranne i Merlot, e che insieme alla ristrutturazione dell'azienda avvenuta nel 2014 hanno costituito un po' anche questa piccola rivoluzione produttiva che mira un po', stringe un po' l'occhio anche alle tradizioni toscane appunto del cemento, con questa peculiarità però, che questo cemento è un cemento crudo, quindi non ha vetroresina all'interno, è puro cemento, e quindi ci permette di sfruttare la microossigenazione che la naturale porosità del cemento ha. E dalla linea di selezione che abbiamo visto, le uve dopo la diraspatura vengono senza alcun passaggio di pigiatura, né vecchio stile né moderna, vanno direttamente ai tini, passando, utilizzando questa pompa peristaltica la cui leggerissima azione di pressatura sulle uve, sugli acini, per noi è sufficiente per far attivare appunto l'ammostamento, portano le uve nei vari tini di cemento che sono alla base di tutte le vinificazioni, tranne il rosato, che passa dalla diraspatura, passa direttamente alla pressa per una pressatura leggerissima. E qui vinifichiamo tutti i vini di Riecine, ovviamente con tecniche differenti e con vigneti di provenienza differenti, ma di fatto quello che vogliamo esaltare è il frutto, perché il cemento naturale con la sua porosità, con la sua microossigenazione, non fa altro che esaltare le caratteristiche originali dell'uva. Non abbiamo modo qui di sovrastare quel che viene dalla vigna, non è un legno, non ci sono scissioni di tannini esogeni, è tutto semplicemente quel che ci regala la vigna. Siamo nella seconda zona di vinificazione di Riecine, siamo di fronte alle due anfore di coccio pesto, le ultime arrivate nella nostra collezione di fermentatori, e queste nello specifico sono utilizzate per la fermentazione del bianco e anche per la sua macerazione ed affinamento. Sono anfore prodotte nella provincia di Pisa in coccio pesto. Il coccio pesto è, chiamiamolo, un antenato del cemento, perché in realtà pur sembrando di terracotta, in realtà queste qua non sono cotte ma sono essiccate all'aria. Il coccio pesto è un materiale, appunto come dice il nome, pestato, laterizio, piccolo pietrisco, reso una pasta, messo all'interno delle forme ad anfora e lasciato essiccare al sole. Quindi in realtà la peculiarità di queste due anfore è che non sono cotte, quindi non c'è una vetrificazione, la loro porosità è una porosità molto simile a quella del cemento, anche se
un po' più spinta e sono l'ideale per esaltare le caratteristiche del Trebbiano. Per questo facciamo tutto il processo di fermentazione e affinamento del nostro Trebbiano bianco di Riesine. Arrivati nella barriccaia di Riesine, dove poi, una volta pressati tutti i vini, iniziano a intraprendere il loro percorso. Ognuno di loro ha un percorso diverso, c'è chi si fermerà qui 12 mesi, chi rimarrà fino a 36 mesi, chi sarà parcheggiato in delle tonneau vecchie, quindi con bassissime cessioni di tannino, chi in tonneau nuove, chi addirittura in tonneau da 700 litri come il nostro Merlot. Allora, una delle operazioni fondamentali che avviene qui nella barriccaia ed è veramente essenziale per la buona riuscita del vino è quella che sta facendo Hilda, la nostra storica cantiniera che ormai è qui da decenni. Che cos'è Hilda, ve lo stai facendo? Ecco, stiamo facendo le colmature che vengono fatte una volta alla settimana per tenere le tonneau sempre piene per un discorso anche di ossigeno e una controllatura migliore sul vino. Sì, sì, il controllo è fondamentale, devono sempre essere colme, sempre piene, e questo è un controllo che, appunto, avendo una dimensione artigianale, noi possiamo fare settimanalmente, annusare, sentire se ci sono delle deviazioni durante la fermentazione e tenerle sempre costantemente piene, perché in questa fase l'ossigeno è il peggior nemico del vino. Ecco, è da questa barriccaia dove poi avviene tutta la vera magia di Riesine, dopo che i vini hanno intrapreso il loro percorso e hanno fatto il loro iter di affinamento. Viene fatto poi il taglio finale in base alle caratteristiche che vogliamo dare al vino e da qui immediatamente, subito dopo questa fase di taglio, il vino viene imbottigliato una volta stabilizzato e generalmente poi facciamo assaggiare il prodotto là nella nostra sala di degustazione, dove ora mi fa piacere accompagnarvi per assaggiare. Allora, dopo aver visto tutto il percorso dei vini di Riesine, ecco, dove poi vengono vinificati, mi faceva piacere presentarvi un attimo quelli che sono i vini più rappresentativi o comunque i vini più storici dell'azienda che produciamo fin dagli albori. E qui abbiamo appunto i tre rossi rappresentativi, il Chianti Classico Riserva e la Gioia e il Bianco. Il Bianco recentemente tornato a fare da protagonista nella nostra gamma dei vini, ma storicamente era stato introdotto da John Duncan e Palmina Bagnano fin quasi dall'inizio. Addirittura in occasione della preparazione del libro per il 50° anniversario abbiamo trovato una lettera che era stata inviata da Luigi Veronelli a John Duncan nel 77, dove appunto gli chiedeva delucidazioni su questo bianco. Purtroppo non siamo riusciti a trovare nessun reperto storico di questo bianco, non ce n'è più traccia sfortunatamente, e quindi questa è stata una mia rivisitazione, una mia interpretazione, un omaggio per il 50° anniversario a quello che era stata la versione del bianco di Riesine di John Duncan e Palmina Bagnano. E quindi purtroppo non vi posso far vedere la bottiglia storica di questo vino, perché non fa più parte della nostra collezione. Chi di voi è fortunato e ne ha ancora una a casa potrà fare qualche comparazione. Proseguiamo invece poi con i rossi storici. Ora qui abbiamo anche dei reperti veri e propri. Qua abbiamo la prima bottiglia che John Duncan e Palmina Bagnano imbottigliarono nel 1971. Come vi dicevo in precedenza, era un vino rosso, era un vino da tavola, non riuscirono loro i primi 2 anni a vinificarlo come Chianti Classico,
in realtà il primo vero e proprio Chianti classico di Rieci è del 1973 e questa è la versione moderna del Chianti classico di Rieci. Da allora le vigne ovviamente sono sempre più o meno invariate, sono tutte nel territorio di Gaiola in Chianti. Quel che è cambiata e che si è affinata è stata la tecnica di vinificazione. Oggi il Chianti classico è vinificato nelle vasche di cemento non vetrificate e dopo la fermentazione alcolica, che generalmente dura dai 15 ai 20 giorni, permane sulle bucce per ulteriori 5-10 giorni per una macerazione a cappello sommerso. Dopo la pressatura e la sminatura, questo vino viene trasferito poi nella barriccaia, nelle tonneau più vecchie dell'azienda, quindi con un bassissimo apporto di legno da rovere, rimane 11-12 mesi in affinamento per poi andare in bottiglia. La gamma poi si è arricchita nel 1975 con l'ingresso della Riserva. Riserva che ha avuto solamente una piccolissima fase di stop dal 2010 fino al 2014, abbiamo ricominciato a imbottigliare la Riserva nel 2015, questa è la versione 2019 che probabilmente è una delle migliori annate del Chianti classico degli ultimi 50 anni, quindi siamo molto molto orgogliosi. La Riserva è una selezione delle migliori uve aziendali. In parte viene dalla vigna Gittori, parte viene dalla vigna di Vertine, parte dalla vigna del Bosco, diciamo che è un po' il meglio delle uve atte a divenire Chianti classico. Viene anche questo vinificato dopo la selezione, sul tavolo di selezione viene vinificato in cemento. La peculiarità di questo vino è che viene affinato non in botti piccole ma in botti da 30 quintali per 24 mesi. Dopo i 24 mesi torna nuovamente in cemento per la stabilizzazione tartarica e per l'affinamento finale e poi va in bottiglia per minimo 3 mesi prima di entrare in commercio. La gioia, insomma, il nome è un programma, diciamo. La gioia è stato il percorso conclusivo di John Duncan e Palmina Bagnano, è stato l'ultimo vino che hanno inserito poi nella gamma dei vini di Riecine, e la prima bottiglia che loro hanno imbottigliato è questa qua, questa era l'etichetta originale della Gioia del 1982, e si inserisce un po' in quel filone dei Super Tuscan che sono nati in quegli anni. Addirittura noi dall'anno scorso facciamo parte dell'associazione storica del Super Tuscan, dove hanno partecipato tutti i fondatori dei Super Tuscan chiantigiani, e questo era uno dei primi che vedeva nella composizione del taglio finale una parte di Sangiovese e una parte di Merlot. Oggi a 2018 è un 95% Sangiovese e 5% Merlot, quindi diciamo la percentuale di Merlot negli anni si è molto ridotta, perché negli anni abbiamo toccato delle vette, anche delle punte del 20%, oggi non ce n'è più la necessità di questa percentuale di Merlot, perché comunque sia il Sangiovese raggiunge pienamente la maturazione e non come negli anni 80, però questa è la nostra visione di un Super Tuscan moderno. Loro lo inserirono nell'82 perché all'epoca per produrre il Chianti classico era obbligatorio nel taglio inserire anche dei vitigni a bacca bianca, e John Duncan e Palmina Bagnano, come pionieri della qualità, erano convinti che per produrre un vino ottimo ci volessero solamente uve rosse, e quindi iniziarono questa sperimentazione nell'82, che poi ovviamente ha avuto il successo che tutti conosciamo, ed oggi questa è la nostra interpretazione. L'etichetta è cambiata a partire dal 2010, in realtà ha avuto nel 2009 un'etichetta transitoria da quella vecchia a quella moderna, però la versione che oggi vedete è iniziata nel 2010.
Come dicevo, è un 95% Sangiovese e un 5% Merlot. Questo è l'unico vino della gamma di Riesine che per l'affinamento utilizza legni nuovi. È affinato per 24 mesi dopo la fermentazione in cemento, è affinato in tonneau da 500 litri 9, 33% di primo passaggio, 33% di secondo passaggio, 33% di terzo passaggio.